quantità. Mi piace. Mi piace. Andare al giardino delle zucche. Dipingi il mio viso. Mi diverto a farlo, sai. Dipingi il mio viso. Mi diverto a farlo, sai. Sì! Martello, fai suonare il campanello. Colpisci col martello, fai suonare il campanello. Sì. Mi piace. Mi piace. Quando l'autunno dà zucche e foglie in quantità. Mi piace. Mi piace andare al giardino delle zucche. Troviamo una zucca, quella che più piace a me. Troviamo una zucca, quella che più piace a me. Leggiamo un libro, mi piace leggere. Immaginiamo quello che piace a te. Ma che stupenda favola! Sto ascoltando Ippi-Purrà. Aha! Sì! Sto sul pianeta con tanti alieni che mi sono amici e giocano con me. Leggiamo un libro, mi piace leggere. Immaginiamo quello che piace a te. Ma che stupenda favola! Sto ascoltando Ippi-Purrà. Sono a cavallo, pronto a combattere. Un drago enorme che sta inseguendo me. Sì! Leggiamo un libro, mi piace leggere. Immaginiamo quello che piace a te. Ma che stupenda favola! Sto ascoltando Ippi-Purrà. Sì!
sei proprio sopra l'arcobaleno. Fai dei bei sogni, dormi sereno. Sul treno andrò e ascolterò tutti i rumori del suo motore. Il treno va sulle rotaie. Thank you.
C'era una lepre svelta più che mai. Più che mai. C'era una lepre svelta più che mai. Più che mai. Si vantava qua e là di quella sua velocità ed in effetti era veloce più che mai. Più che mai. La tartaruga disse: corri insieme a me. Insieme a me. Facciamo una gara solo io e te. Io e te. Sei svelta come un siluro, non ti batto di sicuro. Dai, facciamo una gara io e te. Io e te. Una corre, l'altra no, e ci mette un bel po'. Per il bosco se ne va, ma vedremo chi vincerà. Tutti vennero a vedere quella gara. La tartaruga procedeva lentamente. La tartaruga procedeva lentamente. Con fatica si attardava, ma tenace continuava e pian piano procedeva lentamente. Una corre, l'altra no, e ci mette un bel po'. Per il bosco se ne va, ma vedremo che vincerà. La lepre crede vincere sia lei. Lei, la lepre crede che a vincere sia lei. Lei, quindi senza preoccuparsi resta ferma a riposarsi perché crede che a vincere sia lei. La tartaruga era giunta fino a lì. La tartaruga era giunta fino a lì. Quando vide con sorpresa quella lepre la distesa, la lasciò dormire in pace e continuò. Una dorme, l'altra no, e ci mette un bel po'. Per il bosco se ne va, ma vedremo chi vincerà. La tartaruga giunse fino al traguardo. Al traguardo. Accorgeva del suo sbaglio, corse svelta per raggiungere il traguardo. No! La tenacia premia sempre chi la ha. Chi la ha. La tenacia premia sempre chi la ha. Chi la ha. La lepre era svelta, ma poi non ha vinto in verità. E la tenacia premia solo chi la ha.
gonfia il pallone, dai, 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 gonfia il pallone, dai, 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 inizia la gara, gonfia il pallone, dai, 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 gonfia il pallone, dai, 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 inizia la gara. Inizia la gara. 3, 2, 1, pronti.
andremo a provare. Lo puoi fare anche tu. Spingi il tallone in giù. Tutti insieme, pronti via. È uno spasso per chi scia. Se non vuoi cadere più, forma con gli sci una V. Tutti insieme, pronti via. È uno spasso per chi scia. Per noi è fantastico sciare e guardare nevicare. È divertente imparare come fare a sciare. Fantastico sciare e guardare nevicare. È divertente imparare come fare a sciare. Questa è la pista blu. Siamo pronti? Forza su! Per noi è fantastico sciare e guardare nevicare. È divertente imparare come sì. fare a sciare.
qualcosa? L'uomo dei muffin che vive in questa via.